specchi più dell'uomo ci spiano da tempo, carpiscono ogni nostra intenzione e non esitano a incuterci timore. E a voi gli ulivi non fanno paura? Ne ho visti di ulivi strani in vita mia, ma quelli di queste parti hanno forme fuori da qualsiasi logica progettuale. Che idea si è fatto di tutta questa vicenda? Nessuno si può fare una idea precisa del problema se non si conoscono i fatti. I fatti, per quanto ne so, io non conosco granché, so che la Procura della Repubblica di Lecce sta lavorando e sta lavorando molto bene, lasciamo a questa struttura il compito di lavorare in pace in modo tale che si faccia una volta per tutte chiarezza. Alberi, terra russa, sulle cacoce, ne ho visti di ulivi strani in vita mia, ma quelli di queste parti hanno forme fuori da qualsiasi logica progettuale. L'obiettivo principale è quello di fare chiarezza sulla problematica. Nel momento in cui si dovesse individuare qual è la causa vera, a quel punto ci si siede di nuovo, sempre ovviamente velocemente perché non è che si può aspettare, nel tempo più rapido possibile, si prendono delle decisioni che sicuramente non possono essere quelle della distruzione di un qualcosa che è patrimonio naturale, storico, culturale, artistico. Quelli di queste parti hanno forme fuori da qualsiasi logica progettuale. Visti di ulivi strani in vita mia. Dove si nascondono gli insetti vettori? All'occorrenza faremo intervenire l'esercito, all'occorrenza gli insetticidi li daremo anche con gli elicotteri per via aerea. È tutto registrato. Una voce del pubblico si alza e dice: ma scusate, con un napalm non fate prima? Gli interventi sono stati sospesi in attesa dell'adeguamento del piano a nuove disposizioni. Una è la sentenza del TAR del Lazio che ha accolto il ricorso di proprietari e aziende biologiche contrari all'abbattimento degli ulivi malati e all'uso di prodotti chimici nei campi. L'altra è la decisione comunitaria che impone misure ancor più drastiche, tra queste il taglio degli ulivi sani nel raggio di 100 metri da uno infetto e la creazione di una fascia di eradicazione più ampia. La gente è disorientata, ci sono varie teorie in ballo, teorie che andranno e che vorranno ovviamente essere dimostrate. Tutti quanti aspettiamo. E voi? Avete mai osservato la sezione di un tronco di ulivo? Fatelo! Scoprirete che questi grandi contorsionisti... Ci siamo adoperati in questi avvenimenti che sono successe nel Salento riguardante le infezioni di Xylella, predisponendo un piano. Un piano che tra le varie misure obbligatorie prevede l'eradicazione delle piante infette e l'uso di insetticidi, su cui la Procura vuole vederci chiaro. Le evidenze scientifiche rispetto a quella che è la patologia sono, diciamo, un po' debolucce. Sono solo delle short communication e anche i metodi diagnostici utilizzati non sono, diciamo, validati al 100%. Gli scienziati non sono riusciti a dimostrare che la sputacchina, cioè questa cicala che infetterebbe gli ulivi, non sono riusciti a dimostrare che la sputacchina infetta gli ulivi. La ricerca comunque deve continuare per poter dimostrare se effettivamente ci si trova dinanzi a un'infezione di questo tipo, che sia effettivamente Xylella la causa del disseccamento degli ulivi. Alberi che annodano i propri rami per ingannare le simmetrie e che anche quando il vento è assente sono immobili, appaiono fluidi e impetuosi come dervisci roteanti. La Xylella oggi è diventata un grimaldello per smantellare, per rendere semplice lo smantellamento dell'intero patrimonio ulivetato pugliese. Posso dire che in alcuni focolai, tipo quello di Oria, siamo intorno a 150 piante al momento. Su?
Su che cosa? Su che cosa? Cioè, nel senso, la percentuale mi sembra. Nel focolaio sono stati riscontrati circa 150 piante. Gli ulivi di queste brulle e arse pianure osano come divi esibizionisti che ostentano le proprie forme. Indubbiamente ci sono i modi per contrastare e fermare le malattie patogene, non necessariamente uccidendo o sradicando qualsiasi cosa ci sia intorno. Tra le altre cose, anche quello che è successo in California non è che eliminando le viti hanno eliminato il patogeno, questo non è avvenuto, quindi questa è la dimostrazione che non serve sradicare la foresta degli ulivi per fermare il patogeno. Però come stanno? Questi fruttificheranno? Un anno fa erano tutti in queste condizioni, qui sono dopo un anno con i trattamenti delle buone pratiche agricole, molto semplici, niente di particolare, le buone pratiche agricole che sono state sempre fatte in questa zona dei nostri nonni. Qui siamo nell'epicentro del focolaio, a 500 metri dal campo definito di insediamento del batterio, dove comunque sia il secco era molto evidente. Il proprietario in questo caso ha seguito alla lettera quello che abbiamo messo sul blog di Spazi Popolari, ovvero la cura dell'olivo. Quindi ha passato i tronchi con il solfato di ferro e calcio, irrorato la chioma con la poltiglia bordolese autoprodotta, zolfo in polvere e calcio in polvere alle radici, ha seminato il favino, l'ha rimacinato e interrato. Quel favino diventerà materia organica. Giova ricordare che in Puglia si concentra il 30% della produzione olivicola nazionale, con 270.000 imprese del settore, il 22% di quelle italiane. Alberi autolesionisti che si squarciano il ventre per creare caverne in cui vivono animali, insetti e folletti dai cappelli rossi. Alla Regione Puglia dall'Unione Europea arriveranno 1 miliardo e 900 milioni di euro per finanziare l'agricoltura. Di questi una parte verrà utilizzata per finanziare lo stato di calamità naturale per fitopatologia, ossia per la xylella. Ma i soldi per la calamità naturale arriveranno a condizione che il danno sia minimo del 30%. Costruire oggi in zona agricola, dove ci sono ulivi secolari finora intoccabili per legge, oggi è molto semplice ed è già successo. Basta una perizia di un agronomo compiacente che scriva che quegli alberi mostrano i segni inequivocabili della xylella. Dopodiché si chiede una variante in deroga al piano regolatore e si costruisce. Negli ultimi 2 anni è aumentata del 45% la ricerca sul web di alberghi in Salento e qualcuno sostiene che si voglia trasformarlo nella nuova Ibiza. Un terreno con ulivi secolari è stato venduto una settimana prima che venisse rilasciata una perizia proprio di questo tipo, è stato venduto a delle persone anche con dei precedenti penali per edificare in una zona dove finora non era consentito. Non è strano che proprio là nel focolaio originario venga acquistato un terreno una settimana prima che di essere dichiarato infettato e presentano un progetto per costruirvi una discoteca chiedendo con annessa richiesta di deroga a destinazione di verde a uso agricolo? Non puzza un po'? Magari puzza, se è vero, io disconosco questa cosa. Nel senso che non la sa? Non so se è vero. Unici! Sotto queste canne c'è il canale che raccoglie i liquami dei depuratori. Qui vengono buttati questi rifiuti che noi vediamo e poi circonda tutta l'area intorno alla quale si è manifestato il disseccamento degli alberi di ulivo, molto probabilmente per la chimica. Il disastro del territorio. Ho visti di ulivi strani in vita mia, ma quelli di queste parti hanno forme fuori da qualsiasi logica progettuale.